Ciao ragazzi, io sono qui dietro, con me oggi Gabriele Lazzarotti, siamo a Verucchio, in questa location, guardate, fantastica, ce la guardiamo un attimo, eccezionale. E Gabriele mi ha, dopo un anno finalmente che ci scriviamo, ci eravamo già sentiti per Acrobati, tra l'altro ci eravamo sentiti perché mi era piaciuta tantissima quali alibi, come linea, ci eravamo già scritti. E finalmente ci siamo incontrati, quindi oggi facciamo due chiacchiere con lui e partiamo. Innanzitutto partiamo proprio da Acrobati, perché mi ricordo ti feci questa domanda, non mi piaceva la linea e tu mi hai detto sì, abbiamo registrato in studio, l'ho registrato io. Pertanto faccio questo appunto perché Gabriele è uno dei pochi bassisti in Italia che fa sia lo studio che il live. Spesso capita che magari in studio registri un bassista, invece dal live ne registri in alto. Invece tu sono 11 anni, parlavamo prima, sì, di rapporto con Daniele. Come vi siete conosciuti? Come nasce la cosa? Come poi è proceduta? Tutta una serie di curiosità, ecco, così. La cosa è nata proprio come uno spererebbe sempre nascano queste cose. Suonavo con un ragazzo che lui conosceva, che in quel periodo era ospite proprio a casa sua, che suonava in un gruppo, Giulio Dorme si chiamava. È capitato suonassi con lui. Ci siamo incrociati in quel periodo, per mia fortuna stava scrivendo roba nuova, cercava forse anche un bassista, stavano cambiando un po' di cose, mi è venuto a sentire a un concerto, mi ha sentito a casa sua delle prove e da lì ha detto ti va di provare a registrare qualcosa, doveva fare in quel periodo una cover di Pietrangeli, mi sembra, insomma, qualcosa di non troppo impegnativo, anche giusto per sondarsi. Ci ha fatto delle prove in studio da lui e è subito andata bene e da lì una cosa o un'altra, cominciava a chiamarmi per registrare più cose, più tentativi che diventavano sempre più invece più concreti. Prodotti finiti praticamente. Poi ho cominciato a lavorare stabilmente. Beh, sono 11 anni quindi. Sì, beh, tanto. Anche poi io, cioè, credo di essere cresciuto molto in questi 11 anni, cioè, probabilmente mi risentissi come suonavo 11 anni fa, non so se mi sarei dato questa fiducia, però è stato... In 11 anni di rapporto con Daniele, con il repertorio che fa lui, quindi che è anche molto ampio, no? E musicalmente, tecnicamente, quali sono state le difficoltà maggiori che hai avuto? Quale, magari, avendo studiato, tipo di percorso, quale ti è stata la cosa più utile che poi ti sei ritrovato praticamente a sfruttare dal vivo? Io già lo conoscevo, nel senso, ero già andato ai suoi concerti, mi piacevano molto i dischi e mi piacevano anche molto i bassisti con cui lavoravo, perché da Gazzè a Faso a Emanuele Brignola sono tutti sempre stati dei miei eroi, quindi molti dei pezzi già li conoscevo e li avevo studiati e ho studiato anche, diciamo, questa varietà di generi. E quindi io, che nascevo con una preparazione rock fondamentalmente, approcciare anche generi più black, diciamo, quindi reggae, latin, approcciarli subito con delle canzoni già scritte, secondo me, così bene, mi ha dato una grossa mano. E poi lavorare con, nello specifico, Piero Monterisi, il batterista, e Ramon Caravaglio, che è il percussionista cubano, che ora in questo tour non ci segue, però... Però visto Piero c'è, è un altro storico, cioè, sì, esatto. Fare dei viaggi con loro e sentire, appunto, dalla salsa al funk, mi ha permesso, secondo me, di concentrarmi sull'altra metà della luna, per me, che era appunto la musica più per ballare, più... Quindi nasci dal rock, che è il tuo imprinting naturale, e poi ti contamini con tutto il resto, praticamente. Sì, che poi è stato, secondo me, la fortuna è quello che consiglierei, cioè nel momento in cui uno pensa di aver trovato un proprio stile, secondo me dovrebbe affacciarsi sull'esatto opposto e cominciare, se non a studiarlo soltanto, magari anche a provare a cimentarcisi, perché secondo me è il modo migliore per crescere e magari anche per approfondire quello che sono i propri gusti. Cioè io penso di suonare molto diverso anche quello che avrei suonato quando ero più ragazzo, il metal, il dark, il rock. Adesso lo suono con un po' più di consapevolezza proprio perché faccio altro. Ma fra i tanti, diciamo, fra i brani che hai registrato, qual è quello che, se tu dissi, dovresti dire mi identifica di più, no? Quello che mi è piaciuto di più, di cui ti senti più soddisfatto, Guarda, rischio di sembrare presuntuoso, però mi piacciono veramente tutti. Cioè, uno dei primi che ho registrato fu Gino Laffetta e quello mi sorprese perché fondamentalmente c'era una parte di synth che Daniele aveva buttato là e io ho cominciato a fare il basso più o meno copiando quello che faceva il synth, allargandolo un po', e da lì è nata una linea di basso che mi dà molto gusto.
Alla fine, poi, mentre registravamo il finale, che non si sapeva come sarebbe andato, stavamo in studio e Daniele mi ha fatto: vabbè, dai, poi questo finale, dai, esagera. Poi, parole testuali che mi ricordo. Io là ho cominciato a fare una cosa un po' più schitarrosa, un po' più da solo, che non è proprio nelle mie corde. E è uscito fuori poi una specie di solo di basso che lui ha tenuto, anzi, ha anche alzato nel mix. E da lì ho cominciato anche a capire che certe cose potevo anche registrarle e non tenere soltanto come i miei sfizi. Quindi quello, anche se è forse stato il primo, resta quello che ricordo con più precisione. Beh, il primo, forse è quello anche quello che ti ha segnato di più, dai. Sì, sì, no, sicuramente, sicuramente. Quindi quello è stato molto... Ma guarda, sono sincero, quasi tutti, anche poi Daniele c'ha secondo me una grandissima preparazione sui bassi, sui bassisti, è un grande fan di McCartney e quindi è anche un grande fan di basso che non seguono necessariamente gli altri strumenti. E quindi ti stimola anche a cercare, a provare, a sperimentare, questo è molto stimolante. Quindi diciamo tutte le linee di basso che ho registrato, ovviamente nessuna esclusa con lui, sono frutto di esperimenti, di jam session, di tentativi, di risate. Quindi un modo di registrare, quando mi dici jam session, alla vecchia, nel senso che si suona un po' come facevano i vecchi Stones, nel senso si sta molto in sala prove, si arriva, magari qualcuno parte con un'idea, ma poi ci si lavora sopra. Sì, assolutamente. Quindi nasce molto dal suonato, praticamente. Sì, con rec sempre premuto, e poi magari si risente qualcosa. Lui ha sempre delle idee, diciamo che quando porta un pezzo, quando ha un giro, più o meno ha sempre in testa quello che potrebbe essere un basso. Però se tu gli lanci qualcosa anche di esattamente opposto a quello che aveva pensato lui, è solo felice di magari di darti ragione o di capire che effettivamente quella era una strada migliore o di farsi accendere su altre cose. E questo è una benzina, un carburante continuo. Da ottimo leader, praticamente. Sì, sì. E poi magari esce fuori dopo 3 anni con una cosa che avevamo registrato prima. Ah, ti ricordi questo che avevamo fatto? E ci ha messo il testo e è diventato un pezzo. Quindi ci sono molte cose che mi sono dimenticato che abbiamo registrato anni fa o che usciranno. Questo è molto stimolante. Quindi ci stai un anteprimo, uscirà qualcos'altro. Sì. No, ma Acrobati, l'ultimo disco, ci siamo chiusi in studio in realtà 2 giorni, dovevamo fare 7 pezzi, per dire, e ne sono usciti una ventina. Sì, diciò, l'album sono 18 brani, quindi nel senso sono... Sì, e ne sono rimasti fuori, guarda, non dico altrettanti, però insomma, almeno di idee di pezzi, almeno 7-8 già chiusi ce n'erano, quindi ne usciranno, anche se non usciranno proprio quelli, però è un periodo, diciamo, creativo, quindi c'è un sacco di roba, e molta ce n'è anche da prima, quindi sicuramente qualcosa uscirà a breve. Bene, molto bene. Quindi il tour che diciamo che si è appena chiuso, quello di Acrobati, dà, diciamo, da spalla a questo tour nuovo, che è, diciamo, con una formazione diversa, nel senso, quindi una formazione allargata, ma comunque che riprende tutto il repertorio di... Sì, la formazione in realtà è la stessa che ha fatto il tour di Acrobati, che già di per sé è allargata, ci sono 2 tastieristi. Ok, infatti, notavo anche questo. Sì, siamo una cifra. Siete 7 sul palco, se non sbaglio, sì, no? Forse 8? 2. 7 senza Daniele, sì, contavo, esatto, sì, 7 senza Daniele. Considerando che lui comunque, ecco. Sì, siamo tanti. Abbiamo fatto il tour di Acrobati, che è stato lungo e divertente. È stato sia al chiuso che poi all'estiva. E questo è una specie di raccordo per quello che magari potrà essere il nuovo tour, il nuovo disco, magari l'anno prossimo. Però insomma, si chiama Overture proprio perché viene dopo un tour già molto cospicuo e che può essere un ponte ideale, fatto all'aperto in posti, devo dire, bellissimi. Abbiamo cominciato da un paio di settimane e stiamo vedendo solo grandi location. Quindi. Bene, prima mi citavi, no, McCartney, e quindi naturalmente non posso che chiederti di tirar fuori l'Hofner, che è il primo strumento che ti chiedo di tirar fuori nel tuo setup, perché visto che lo utilizzi e quindi... Sì, c'è un suono gigante. Ce lo sentiamo direttamente. Sì, sì. Corde lisce, naturalmente. Sì, corde lisce, anche abbastanza lontane dal... Sì, infatti vedo che l'action è veramente... Sì, sì, questo. Vabbè, perché mi piace proprio sentire... Il sustain della nota, bello lungo. E anche... C'è anche la stonatura tipica... che ci piace, alla fine ci piace, quindi diciamo anche quando provi a salire, sia che suoni così o che anche col plettro, quando sempre il suo. Gran strumento.
chiaramente c'è una sua personalità, ti porta anche a suonare in modo più solista, direi, quindi. Però vabbè, è un pezzo di storia, poi è del 65. Paolo Costa diceva giustamente che ogni strumento ti obbliga a suonare in un certo modo, hai detto praticamente la stessa cosa. Quindi Loftner ti porta a suonare poi scala corta. Addosso a me sembra un po' un banjo. Mi rendo però... qui lo confermo, Gabriele è uno dei bassisti più grandi che ho intervistato fino adesso. Non lo fate incazzare perché è veramente... Sì, la prendo malissimo. Però sì, ecco, sicuramente certe cose di intelligibilità, magari a me piace anche suonare spesso a arpeggi o accordi, fare cose più sofisticate, quelle potrebbero essere più difficoltose, però devo dire ti segue sempre, ha una grandissima personalità e da quando sono uscito a averlo, e poi sono un fan dei Beatles perso, quindi ho sempre avuto anche nell'immaginario, proprio come immagino molti, proprio come il basso. Quindi, grande storia, ecco perché ti ho detto di tirarlo fuori, perché si parlava di McCartney, quindi... Sì, ma è proprio... lo consiglio a chiunque dovesse provare un piacere per questo suono, magari meno definito, però... Suono storico. E invece l'altra metà del cielo è, diciamo, il tuo, diciamo, anche in questo caso, un Fender che tu hai visto utilizzare spesso. Sì, io ho 2-3 di... Fender, sì, 70, boh, credo 5, 4. Sì, sono un po' più standard. Per esempio, vedi, una cosa che ho notato adesso, entrambi escono praticamente quasi allo stesso livello di volume. O li hai presettati prima, sì, oppure se... Sì, ho provato a stare un po' attento, okay. Anche poi il Loftner di suo c'ha una spinta decisamente maggiore. E anche quello split solo o rhythm che gli dà un boost ulteriore. Questo teoricamente era un po' più scavato e quindi rischiava di... Comunque noto sempre un action bello altina, nel senso che sì, tendenzialmente piace, ecco... Sì, poi guarda, cambio anche da... Mi porto spesso il basso in camera d'albergo e ci sono un po' fissato su come mi risponde sotto le mani, quindi... Onestamente, passandoci molto tempo, diciamo che me la gioco, provo a giocarmela anche con un'action un po' più difficoltosa, e soprattutto secondo me mi evita di fare delle cose più da virtuoso che non avrebbe senso fare. Quindi più per la concretezza sostanzialmente, sì, che sì. Per... E poi sì. Quando c'è spesso mi sono trovato a suonare bassi di alti che avessero action raso terra, che sicuramente sono più comode, però mi sono scomode sotto le dita, sembra proprio di perdere il suono quando invece lo gestisco molto di più. Scusate, parlo mentre suono. No, figurati, io ti seguo attentamente, quindi. Mi sembra... Ma notavo praticamente da sotto, vedi, sembrava il timbrest del basso, invece no, è un pezzo di... Sì, è un po' più punk come soluzione. Sì, perché... Però funziona. Sì, a me piace molto il suono, cioè suonare qui sulla punta del manico, però ogni tanto ho notato che si perde nel mix, cioè suonando fondamentalmente qui, quando passo qua è un po' traumatico, fuori mi sembra che si... Cioè, anche risentendomi, si gonfiava, anche registrazione, si gonfiava molto ma perdeva in definizione, quindi la parte migliore del basso dove suonare resta questa, secondo me. Quindi io mi ci sposto oppure mi ci appoggio, ho levato la mascherina perché sto molto più comodo. E quindi questa, devo essere sincero, è una soluzione che non avevo mai visto da nessuno, quindi abbiamo una nuova, diciamo, un nuovo modo, vedi, sì, è sempre, ecco, è sempre interessante comunque. Oxfordiano. Però sì, poi anche, cioè, col gaffa e mi trovo molto più comodo. Il timbrest, quelli della Fender, sono un po' massiccioni e mi staccavo, invece questo alla fine mi ci trovo. Non sono sicuro di consigliarlo perché appunto esteticamente magari non è il massimo da vedere, però è comodissimo, sì. E appunto qui soprattutto quando vai a fare un walking magari un po' più sostenuto, che qua sarebbe, la corda sarebbe troppo morbida per seguirti, e qua troppo secco, qua mi ci trovo. Sono spesso anche col pollice, questa è un po' la zona che sfrutti di più praticamente. Sì, a meno che non debba fare delle cose un po' più dance, da salirò a manifesto, pezzi un po' più così.
diciamo che non avendo effetti mi piace molto il suono acustico del basso e anche la risposta che il fatto di non avere effetto comunque ti garantisce dare il segnale migliore possibile che tu mandi, sì, all'amplificatore, quindi tutto un suono dipende dallo strumento, cioè quindi è... sì, assolutamente. Tutto quello che esce provo a darlo spostando le mani e toccando il meno possibile anche le cucche, è proprio sempre flat, cioè sono... Guarda, visto che hai parlato dell'amplificatore, quindi passiamo poi alla, diciamo, alla fase di amplificazione. In questo caso sì, l'ampli è l'altra, l'altra metà del cielo, quindi sì, a questo sì, punto. Quindi... Anche qui non sono particolarmente un intellettuale, nel senso che c'è questa testata che secondo me è l'unica possibile. Non sono un fan degli amplificatori in generale, perché anzi molto spesso addirittura in studio il suono in linea è quello che mi piace. Che preferisci? Con le imperfezioni, anche con le alte che friggono, con le basse strane. Però ogni volta che sento il suono del basso, che potrebbe anche essere sbagliato, però è quello diretto, mi piace moltissimo. E quindi quando stiamo live, ho anche dei tecnici molto pazienti, quindi si accollano una cosa davvero pesante come questa testata che è, sì, metà 70. Completamente valvolare, sì, questa è una, sì, bellissima, sì, testata. Delicatissima, chiaramente nonostante pesi come... mi sembra 35-40 kg se non, sì, sbaglio, è una cosa, sì, molto, sì, impegnativa. È un po' impegnativa, però regala, poi le valvole ti seguono, sia che quando provi a spingere ti seguono, se suoni morbido stanno lì e quindi non c'è proprio paragone. E la testata Ampeg, scusami, la cassa Ampeg. Quindi sì, sono... Sistema di monitoraggio con linear? Con linear che non sono proprio la mia passione, ma in generale i monitor non sono la mia passione, cioè... fondamentalmente mi intimidisce un po' di sentirmi bene quando suono, mi piace molto di più sentirmi nel suono generale, quindi concentrarmi su quello che fanno gli altri, tanto più o meno quello che so, quello che faccio lo so. Uh-huh. E provo a cambiare, a improvvisare durante il concerto sentendo quello che fanno gli altri, quindi sentirmi bene, sentirmi troppo bene ho notato che a volte mi intimidisce, però per il tour di acrobati che abbiamo fatto l'anno scorso era vitale stare con gli ear monitor e quindi diciamo ho fatto questo salto triplo, però sono... Quindi comunque in ascolto tendi ad avere sempre tutto quanto, no? Con, sì, particolare, sì, preferenza tutto... per qualcosa o... Ma sì, vabbè, fondamentalmente Daniele è quello che devo sentire meglio, poi Piero ce l'ho vicino, quando siamo un po' più lontani me lo faccio alzare. La ritmica, Daniele ha un modo di suonare molto ritmico e molto chiaro, quindi fondamentalmente seguire lui è la cosa che mi rassicura o la riuscita migliore. E poi chiaramente abbiamo un fonico di palco che adoro, che conosco da tanto tempo e che è bravissimo a farti sentire qualsiasi cosa, anche nei cambi di pezzi, che come vedrai nel concerto, insomma, sono abbastanza, ci sono delle montagne russe sparse qua e là, e invece è facile seguirli così, però di base sì, provo a sentire tutto, anche perché facciamo canzoni, è un tour, però mi piace provare a cambiare qualcosa anche in corsa, improvvisare nei limiti del possibile, insomma, provare a non suonare la prima strofa come la seconda, cambiare qualcosa, i suggerimenti te li danno gli altri, più o meno volontariamente, quindi è abbastanza vitale, cioè, quindi sentire. Tornando però al discorso di prima, essendo un po' un modo di suonare alla vecchia, perdonami, nel senso vi influenzate, certo, ogni volta di conseguenza, non c'è una stesura, a parte qualche obbligato magari che avrete, poi sì, vi lasciate abbastanza liberi da suonare, ecco la domanda, sì, era quella. Per me è proprio vitale, cioè, diciamo che suono all'80% sempre nello stesso modo i pezzi, ma c'è una buonissima percentuale di cose che cambio e mi piace lasciarmi la possibilità di cambiarle veramente sera dopo sera. Chiaramente dipende dai rischi, ogni tanto va bene, ogni tanto va meglio, ogni tanto peggio, provi a fare cose più o meno efficaci, però ti ricordi come sono andate e le cambi, ma non sarei neanche in grado di suonare nello stesso modo. So che c'è gente che lo fa, una volta me l'ho chiamato a sostituire anche per un cantante anche importante, mi hanno mandato due concerti dello stesso bassista e erano suonati identici, i feel, le cose, ma proprio identici, io non saprei mai farlo, quasi spaventato sentire questa cosa, cioè, non facciamo così. Nomi però. No, non facciamo nomi, però ecco, io non sono in grado di farlo e sfruttando questa mia incapacità mi lascio una fetta di improvvisazione, però è una, diciamo, un modo che poi paga, perché giustamente sono 11 anni di collaborazione, quindi sì, devo dire tutti, sì, contenti, quindi bene, sì, sì, così. No, anche con Niccolò Fabi, quando
abbiamo fatto anche diversi anni con lui, e anche lui, anche in quanto bassista, gradiva, ma immagino che lo facciano tutti, insomma, che ci sia un po' di vita, un po' di improvvisazione. Poi bello è che suoni sul palco, vedi gli altri che si girano, quando fai qualcosa butti l'occhio, è lì, cioè quello è il bello di suonare, secondo me, stare con gli altri e comunicare in quel modo, anche se poi in teoria stai facendo delle canzoni già scritte, arrangiate. Bene, questo potrebbe essere uno dei migliori consigli che... Sì, assolutamente, per me è quello, è il centro della cosa, insomma, suonare, nel senso dare, avere una linea di basso, cioè ovviamente old school, che vada in quel modo, che però abbia delle possibilità di fuga che sono solo un piacere. Poi chiaramente prendi dei rischi, perché e quindi ti costringi, tra virgolette, a studiare qualcosa, a sentire, diciamo magari una scuola, sì, un po' più rock, ma anche reggae, se senti moltissimi bassisti reggae, c'è una linea e poi però magari la seconda strofa è diversa, è sempre più o meno da quelle parti, ma non così, e io lo esco pazzo, cioè, e provo nel mio piccolo a farlo anch'io. Bene, io ti ringrazio, non facciamo l'approfondimento sulla pedaliera perché è l'unico, l'unico sì, pedale veramente utile, che è l'accordatore, per il resto, come diciamo prima, il suono lo preferisce diretto dallo strumento. Quindi ringraziamo ancora Gabriele da Verucchio Festival, rifacciamo di questa fantastica piazza alle 9:15, Daniele Silvestri, e grazie ancora Gabriele. Grazie a te.